settimana per l'oro nero che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,23%. L'esame di breve periodo del petrolio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 84,64 e primo supporto individuato a 82,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva. Ribasso scomposto per il carburante, che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,58%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del raffinato del petrolio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,474. Settimana decisamente positiva per il future sul natural gas, che ha terminato il rialzo del 5,02%. Lo scenario di breve periodo del derivato sul gas evidenzia un declino dei corsi verso area 4,895 con prima area di resistenza vista a 5,875. Prepotente rialzo per il grano, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,22%. Le implicazioni di breve periodo del frumento sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 815,08. Possibile una discesa fino al bottom 766,08. Effervescente il mais, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,67%. Lo status tecnico di breve periodo del grano turco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 590,58. Risultato positivo per la soia, che lievita dell'1,25% rispetto ai valori della scorsa ottava. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la soia, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1227,58. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi. Performance infelice per l'oro, che chiude la settimana con una performance dello 0,53%. Le implicazioni di medio periodo del metallo giallo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 1798,91.